Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Proseguono le bonifiche del territorio in collaborazione con ASIA. Questa settimana in Via Nuova delle Brecce sono stati rimossi 67 quintali di rifiuti e 38 quintali di pneumatici. Ripulite anche le zone di Piazza Rabia, Cupa del Macello e Via Caramanico, dove la bonifica ha interessato tre piccole discariche abusive. Rimossi 13 quintali di rifiuti ingombranti e 15 quintali di pneumatici. In Viale della Resistenza, a Scampia, durante la bonifica, gli agenti hanno trovato un enorme cumulo di suole di scarpe risalente ad una fabbrica della provincia che veniva a sversare i propri scarti nei pressi del campo Rom. Individuati e denunciati i responsabili. Sversamenti illeciti, ancora multe. In piazzale D'Annunzio a Fuorigrotta, un negozio in ristrutturazione aveva abbandonato delle lastre sul suolo pubblico. In via Giulio Cesare, sempre a Fuorigrotta, sanzionata un'attività commerciale per lo sversamento di imballaggi in strada. In via Cilea, al Vomero, multata una pescheria per uno sversamento fuori orario. Educazione ambientale nelle scuole. Gli agenti e gli esperti di ASIA condurranno incontri di formazione sul rispetto delle regole e sul circolo virtuoso della differenziata. Si comincia dall'Istituto Paolo Borsellino. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 816 1010, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli i prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.